Maria Chiara è nata a Guardavalle, ma dalla prima infanzia si trasferisce con la famiglia prima a Milano e poi a Torino, dove vive all'età di 37 anni, quando per una sana follia, mi è stato dato questo foglio, non me lo sono inventato io, come l'hanno definito più volte, si trasferisce a Fano in provincia di Pesaro per aprire una casa d'accoglienza. Per poter attuare questo ha costituito un'associazione insieme ad un gruppo di amici delle diverse città d'Italia, denominandola Oasi dell'Accoglienza. E la sola testardaggine, dopo averla definita sana follia, tipica calabrese, appunto su questa la riconosco, che le ha consentito di fondare un'opera di valenza, riconosco per come calabrese, testardaggine, ormai internazionale, occupando i siti dell'accoglienza per i bambini malati gravi di tutto il mondo, di portare avanti progetti internazionali per la cultura di pace, progetti di formazione ed educazione dei giovani alla legalità, alla giustizia, al valore che sin da giovanissima età ha fortemente contraddistinta. A questo punto do a lei il microfono e ci parla un po' di questa oasi dell'accoglienza. Posso solo, mi metto così non faccio ombra, posso complimentarmi per la sua eleganza? È un abito da farla sfilare, io la farei sfilare la signora, siete d'accordo, no? Voi lo guardate, lo vedete da lì? Lo notate quest'abito? Eccellente, proprio bello, mi piace. Ci può descrivere, ci può dire cos'è quest'abito, cosa rappresenta? Magari prima di iniziare con quello dell'accoglienza? Intanto buonasera a tutti, ma l'ha prima detto lei cosa può rappresentare? Oh Francesco, l'hai detto prima tu cosa può rappresentare un abito del genere? Io però abbi pazienza, incomincio col dire... Sono felice di essere qui, sono felicissima di essere qui tra la mia gente, perché ho sempre vissuto fuori e quasi 50 anni, ne ho 57, per cui quando mi dicono ma tu non sei del sud, io con molta insistenza mi sento di dire nelle mie vene scorre sangue calabro. Dire che l'ho sempre, la testardaggine mi dicono è tipica dei calabresi e vi garantisco che di testardaggine ce n'ho messa parecchia, quindi sono felicissima di essere qui questa sera. Voglio però subito rispondere a Francesco perché quest'abito, quando mi avete chiamata qualche giorno fa mi avete detto verresti a Guardavalle che facciamo questo, 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 e mi avete iniziato a dire se fossi un fiore, Valenti, un'idea di... a cui va il mio grazie profondo a nome anche di tutti i bimbi dell'Oasi dell'Accoglienza, caro Lucio, e mi hanno detto ci sarà una sfilata di abiti da sposa, e non vi nego che già mi sono commossa, ci sarebbero troppe cose da dire, mi sono commossa vedendo sfilare l'abito di mia cugina a cui ho partecipato al matrimonio, per cui tanti anni or sono. E voglio dire, quando mi è stato detto ci sarà una sfilata di abiti da sposa, sì, ma vieni anche tu, ho detto bene, io ho portato da tutti i miei viaggi, proprio cercando di dare aiuto e speranza a molti bambini del Nepal e dell'India, ho portato questo tessuto. Questo tessuto rappresenta il tessuto degli abiti da sposa indiani. Ecco perché non ho messo un sari, perché sennò non ho fatto fare un sari all'epoca. Ho detto prendo il tessuto e faccio fare un abito che poi posso usufruire. Ed ecco che l'occasione questa sera, insieme agli abiti da sposa di Guardavalle, avere la rappresentanza dell'abito da sposa dei poveri indiani mi faceva proprio piacere. Ecco perché questo abito.
scusa, abbiamo un microfono, dobbiamo dividerci. Quindi l'OSI accoglie gratuitamente bambini e adulti con malattie del sangue come la talassemia, leucemia, e qui voi cosa, voi intervenite in che modo? Allora, sì, effettivamente tanto mi danno della pazza, perché dicono come hai fatto, perché chiaramente chi mi conosce sa bene che il mio papà e la mia mamma erano due persone semplicissime, quindi non è che sono l'ereditiera di non so dove, per cui mi è stato dato della pazza. Come fai a partire senza nulla, compresi i miei dirigenti dell'azienda dove lavoravo a Torino, lavoravo alla UTET, mi è stato detto ma chi era, dove vuole andare, come fa? E io, testardaggine, ho detto sì, io avevo conosciuto per un puro caso fortuito un trapianto di midollo osseo del mio nipotino, avevo conosciuto la miseria umana davanti al centro trapianti di midollo osseo di Pesaro, lì ho visto fame, tanta ingiustizia se vogliamo, gente che dormiva nelle macchine, gente che dormiva sulle panchine. Il mio profondo senso di giustizia, ed ecco dove viene fuori, naturalmente l'ho preso molto in casa, qui va il mio grazie profondo ai miei, alla mia famiglia d'origine, e ho detto non è giusto che uno che può salva il figlio e l'altro che non può muore, la vita è sacra per tutti, per cui un atto di giustizia. Ed ecco che mi sono avviata verso Pesaro e ho detto ma quasi quasi vado ad incontrare Madre Teresa di Calcutta. Perché? Perché in quel tempo per me rappresentava il Cristo dei giorni nostri. E quando sono andata da Madre Teresa, che lei molto sveglia mi diceva cosa vuoi fare? Gli ho spiegato il tutto e mi dice legati ai tuoi amici, sei sulla strada giusta, vai avanti e non voltarti indietro. E ho capito solo oggi, dopo 21 anni da quando nasce l'Oasi, il perché mi ha detto di non girarmi indietro, perché girarsi indietro di fronte alle problematiche di un'accoglienza gratuita, per cui il provvedere tutti i giorni a mangiare, vestire, riscaldare, accogliere, ma io per poter accogliere i piccolini devo dargli un tetto, per cui abbiamo dovuto acquistare una grande casa, quella di Fano è una grande casa, e che vi invito, colgo subito l'occasione, il motto di Madre Teresa era il vieni e vedi, io vi invito tutti a passare da Fano a vedere l'oasi dell'accoglienza. Noi lì accogliamo gratuitamente bambini che arrivano da tutto il mondo. Siamo partiti con i trapianti di midollo osseo perché c'era il primo centro mondiale per la lotta contro la talassemia. Oggi come oggi accogliamo bambini di tutto il mondo con patologie diverse. In questo momento ci stanno inondando i bimbi della Sierra Leone con il problema della soda caustica, per cui li accogliamo, li curiamo e li rimandiamo a casa, il tutto nella piena gratuità. Ma l'accoglienza da noi è un'accoglienza familiare. Tu sei a casa. Bello questo, bello come bello, è bello come una frase che c'è all'interno di questa associazione, e dove viene riportata anche negli opuscoletti che voi trovate lì in un tavolo che è stato per l'appunto allestito appositivamente. Vieni, vedi, vivi la vita. Questo è in sintesi l'OSI dell'accoglienza. Come mi colpisce anche il fatto che sia stata fondata nel 92, come per l'appunto la nostra associazione, il gruppo Iniziativa 92, che è nata così per gioco, come diceva lei, affiancandoci a degli amici. Eravamo un gruppo d'amici, eravamo, perché dico questo, eravamo, perché alcuni di questi amici oggi non ci sono più, e noi con Lucio Valenti
talenti, abbiamo fortemente voluto come gruppo iniziativa contribuire, collaborare a questa manifestazione e farla pure nostra per dedicarla a questi nostri amici. Grazie. Per noi, ma vuoi nominarli? Fallo tu. Beh, ricordiamo Ciccione e ricordiamo Mimmo, chiaramente, anche perché io li ricordo da ragazza, per cui dico, li ricordo e dico che loro sono qui con noi, sicuro? Anche io ne sono sicuro, tutti i giorni sono con noi, ma sono con noi anche tutti gli altri che per vari motivi in questi anni, senza farla, senza passare sul triste, ci hanno lasciato. Io penso che sono sempre in qualunque modo, sono sempre vicino a noi, tutti questi nostri cari. Grazie, se tutti presenti. Volevo solo aggiungere che oggi l'Oasi non si occupa solo di accoglienza, che già ne ha abbastanza, ma si occupa di progetti internazionali. Abbiamo delle case in Turchia, progetti molto consistenti per combattere la mortalità infantile tra gli indios del Brasile, e dei progetti grossissimi in Romania, dei progetti molto grossi in India. E il grosso in assoluto di questi ultimi tempi è l'impegno quotidiano per combattere la violenza contro le donne, e stasera è già stata citata, e la promozione, la formazione e promozione alla legalità e alla giustizia dei giovani. Voglio solo dire ancora una cosa ai maestri fioristi: quando io pensavo le camere dell'Oasi dell'accoglienza, io credo che l'essere umano, se fossi un fiore, l'essere umano non è un numero, l'essere umano io l'ho rappresentato all'Oasi dell'accoglienza. Le camere non hanno numeri, hanno nomi di fiori. Per me il fiore è colore, è bellezza, è profumo, e questo è l'essere umano, non è tutta quella feccia che vogliamo sempre. Quindi io mi sento di ringraziare tutti voi qui presenti, mi sento di ringraziare gli organizzatori che hanno pensato a tutto questo pensando alla bellezza, perché la vita è bellezza e speranza. Grazie a tutti e buon proseguimento. Tuo cugino Nazareno, che fa parte pure del nostro gruppo iniziativa, dice: oh, questa è una cosa seria. Oh. Più di una volta ci ha guardato così un po' con un ghigno, cioè, oh, questa è una cosa seria, perché noi non siamo seri. Allora vi ricordo l'associazione Oasi dell'accoglienza Pondolus, Sant'Andrea in Villis, numero 21 61032 Fano, e questo, per sapere di più potete tranquillamente andare su Guardavalle online, c'è il video dello spot che fa vedere per l'appunto, rendere visibilmente questa associazione. Anche stasera non avevamo sto video, però per vari motivi non è partito. Adesso voi potete tranquillamente cliccare su Guardavalle online oppure guardavalle.net, il sito di Guardavalle online, e c'è, mi è stato assicurato, io non sono ce l'ho andato, però mi è stato assicurato da Walter, che è già impiantato lì, pronto da vedere per tutti quanti.